quelle che sono successe principalmente lavorando, a parte quando ho rubato l'estate in un giardino, quelle che vedete là dietro, ma principalmente quando lavorando nei cimiteri ho cominciato a mettermi in relazione con i morti, che non è una cosa proprio simpaticissima. Infatti le prime volte, quando sono entrato nel cimitero di Bergamo, sono scappato via, perché insomma mi trovate lì sdraiato su una tomba con un grande foglio, una bacchetta di grafite, e poi mentre disegnate, e state attenti che nessuno vi guardi, vedete i parenti delle persone che vanno a trovare. Poi man mano mi avvicinavo a una certa zona che era quella più antica, mi sono ritrovato tutto a un tratto vicinissimo al cimitero dei Mainati, che qua a Bergamo è fatto solo di girandole che girano al vento. Mi sono commosso tantissimo, allora ho detto non è giusto quello che sto facendo, mi sembra di rubare le vite, mi sentivo un tombarolo, un ladro di vite, un ladro di anime. E questo è stato un problema, perché avevo appena iniziato e non sapevo bene in che direzione andare. Poi alla fine pian piano ho cominciato appunto a fare queste raster, è arrivata l'idea del gioco della campana, appunto, come ha detto Stefano, come ha detto Sara, questo gioco che permette di andare dalla terra al cielo e che quindi mi ha sollevato un pochino anche dalla pesantezza della morte. Ma soprattutto, pian piano, leggendo anche quel libro di Tim Taylor, che è un libro sull'archeologia, ci spiega come veramente noi riusciamo a sapere quello che siamo, cioè la nostra storia, andando a guardare le tombe attraverso le tombe, attraverso i corpi. Mi sono detto, cavoli, chi ha scoperto Lucy, il nostro amico, insomma, quello più vecchio, che è stato ritrovato finora in Africa, cosa faceva mentre lo ascoltava, mentre lo scopriva, ascoltava Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles. Mi sono detto questo è un bellissimo unione tra passato e presente, questo corpo che era rimasto sepolto per decine di migliaia di anni, tutto un tratto veniva messo in the Sky with Diamonds, veniva lanciato nel cielo e poi riportato alla luce. E ho pensato, forse è la stessa cosa che devo fare anch'io. Allora sono andato, ho cercato esclusivamente persone non famose. Poi chiaramente più si va indietro negli anni, quindi ci sono tombe del primo secolo dopo Cristo, quelle fatte nei musei, ma nelle vecchie chiese, ad esempio, ho trovato tombe di 1000 anni fa, e lì le tombe 1000 anni fa, quelle che sono rimaste, sono tutte le tombe di gente che all'epoca era famosa, insomma, gente importante, perché ovviamente i poveri non avevano tombe. Tuttavia sono tutte persone dimenticate. Ho cominciato a ricostruire, a ridare vita a queste persone. A un certo punto una mia amica mi ha detto, sai che stai facendo una cosa bellissima, io perché? Perché tu pian piano alla fine troverai con 100 anime sempre dietro di te. Io ho detto, cioè, mi sono toccato, non è che mi piacesse tantissimo questa idea. Però pian piano mi sono messo in relazione con questo lavoro, veramente, una relazione veramente sincera e soprattutto meno oppressa dell'idea della morte. E la cosa bella è stato che poi, ad esempio a New York, mi è capitato di andare in vari cimiteri e lì veramente senza chiedere autorizzazione, perché qua le ho chieste sempre, però lì è stato un po' un casino, e mi giravo su una tomba e vedevo Basquiat, ho detto vedete, ti lascio qua. Poi mi giravo mentre in mezzo alla neve, perché ho dovuto flottare sotto meno 20 gradi con la neve perché non si metteva a nevicare, mi giro e c'era Eleonora Duse e c'era questa tomba stupenda, completamente pianta, e c'era scritto disperata, no, fortunata, disperata, e adesso riposa. Ho detto, questa è una bellissima metafora, è un riassunto di quello che c'è in questo lavoro. Tante altre volte, ad esempio, mi sono ritrovato a cadere dentro una tomba si è aperta, sono finito dentro, sembra la mia assistente, che è anche molto bella, però va bene, non ti arrestando la tomba. Un'altra volta mi si è rotta metà, cioè stavo portando, mi si è spezzata in due, io sono potuto scappare via. La cosa comunque per me più importante in questo lavoro, e parlo soprattutto di questo, è stato che ho cambiato veramente l'atteggiamento verso l'albino. Poi ognuno può pensare a quello che c'è e quello che non c'è, e questo lavoro è semplicemente il primo passo, perché se quel lavoro sul muro poi parla di quello che tutti noi sappiamo che sicuramente succede, cioè si torna alla terra, cioè polvere eravamo, polvere torneremo, nella stanza buia, nel buio si va, sono andato a ricercare un po' la luce, come fa ad esempio il dottor Frankenstein quando va nei cimiteri, e dice lui stesso, dice, mentre cercavo i vari pezzi per ricomporre la mia creatura come ho fatto anch'io, mentre andavo sempre più in giù, sia anche nella, sentivo sempre più bieco anche nel farlo, nel buio, nel fondo ho trovato una luce grandissima, che poi è metafora dell'elettricità che lui utilizza per dare vita alla creatura, e trovando questa luce, ho trovato questa luce nel buio e ho dato una nuova vita alla creatura, e alla fine è quello che succede di là con l'anima, che è quello che ovviamente noi non sappiamo se c'è, com'è, cosa fa, vedi, succede qualcosa, ed è un piccolo racconto brevissimo di quello che succede all'anima
secondo tutte le culture, questo anche a livello antropologico e archeologico, succede all'anima, dicevo, nel momento in cui si stacca dal corpo. In pratica l'anima è incazzatissima e vorrebbe tornare. E in quel piccolo lavoro, quel piccolo video fatto con 1200 disegni, si vede quest'anima incastrata che cerca di uscire.